che oggi annunciamo Milano Moda per Collezione. Pensiamo che il Made in Italy che qui si rappresenta, e questa è per esempio la grande differenza con Parigi, vi darò due dati che a volte non vengono conosciuti, abbia bisogno di questi momenti per rappresentarsi. E parlo di Made in Italy perché, per esempio, visto che introduciamo il tema di Milano pre-collezione, che è un discorso riferito alla donna, forse vale la pena dare un'informazione che spesso si trascura. A Milano moda donna, le case che si rappresentano sono per l'85% case italiane, solo il 15% sono francesi. Siccome le sfilate sono circa 100, i numeri corrispondono alla percentuale. In Francia, dove il numero delle sfilate è simile, quindi 95-100, le sfilate francesi sono 45, cioè sono meno della metà. In compenso Parigi è quella grande piazza internazionale che tutti noi conosciamo. Quindi abbiamo delle caratteristiche diverse. Milano è il luogo di eccellenza dove si presenta l'eccellente Made in Italy, merito degli stilisti nostri, mica della Camera della Moda, però la Camera della Moda ce la mette tutto per aiutare a fare le cose in un certo modo. Un'altra cosa che credo vada detta circa questa presenza a Milano è legata proprio alla necessità di separare i momenti di concretezza commerciale e vendite, e qui ci riferiamo agli appuntamenti, uno Milano Moda Showroom che abbiamo citato prima e l'altro Milano Moda Pre-Collezione che illustriamo ora, dai momenti invece di immagine e comunicazione oltre che di vendita. Parliamo delle due main, Milano Moda Uomo e Milano Moda Donna. È ormai acclarato che più di due terzi delle vendite di una stagione avviene prima del momento della sfilata. Allora uno dice, ma allora perché si fanno le sfilate? Noi quando ci confrontiamo con i nostri associati abbiamo delle risposte molto precise. È un qualche cosa di essenziale in termini di, come dicevo, immagine e comunicazione, è un momento che si proietta sulla stagione successiva. È un momento che strizza non un occhio ma tutte e due al sell out, al consumatore finale, e quindi è un momento importantissimo. Prima però bisogna che i prodotti siano mirati, parlo in questo caso di prodotti nostri, di presentazione. Per esempio noi abbiamo detto Milano Moda Pre-Collezioni è bene che sia un momento di vendita che non abbia quindi molte spese, molte distrazioni, glamour, celebrities e quant'altro. L'invito della stampa sarà lasciato alle scelte strategiche delle singole aziende e anche che tipo di stampa, che tipo di comunicazione fare. E quindi diciamo che la strada è abbastanza chiaramente tracciata. Non vogliamo quindi fare in modo che il confondere un po' gli appuntamenti tolga energia a quel momento focale che invece è Milano. La Camera della Moda ha ritenuto di organizzare questa presenza in maniera da facilitare il compito. Io vorrei segnalare che questa iniziativa viene sostenuta da una campagna stampa molto importante, un budget di oltre 200.000 euro, una parte del quale è speso con Vogue e che è diretto a stampa internazionale, americana ed anche europea. Quindi è un qualcosa che è proiettato fuori, nel senso che i primi buyer che a noi interessa far venire, soprattutto in un momento nel quale la competitività dell'euro nei confronti del dollaro, nei confronti dello yen non ci aiuta, è proprio di facilitare i compiti dei buyer e quant'altro. Vorrei solo dire un'ultima cosa, che però forse è la più importante. Ecco,
Io ho detto prima che in un certo senso noi abbiamo organizzato qualcosa di esistente, ma vorrei citarvi tre esempi, e uno splendido ed elegantissimo esempio è qui materializzato con la presenza della dottoressa Michela Piva, che è amministratore delegato di Gianfranco Ferre, che molti di voi conoscono. La dottoressa Piva, assieme a due signori, casualmente sono tre signori che mi hanno reso questa testimonianza. L'altra è Laudomia Pucci e la terza è Lavinia Biagiotti, mi hanno detto, in particolare loro due: noi non siamo pronti, ma è talmente importante e interessante questo progetto che noi riteniamo di cogliere questa opportunità che la Camera ci offre, organizzandoci al fine di essere presente alla prossima edizione. Non dico nulla, perché avendo qui la fortuna e il piacere di avere questa illustre associata della Camera della Moda, poi chiederò alla dottoressa Piva di dire lei qualche cosa. Ecco, cos'è importante per il Presidente della Camera della Moda, per la Camera della Moda? Di essere propulsore, elemento di sviluppo del sistema. Allora, qui non è solo immagine e comunicazione, è attivare delle iniziative che fanno fare un salto di qualità al sistema, che stimolano il sistema a fare meglio di più. Dite che poco. Ecco, io credo che queste sono le cose che una organizzazione di categoria deve fare: avere il coraggio, prendendo anche dei rischi, investendo una barca di soldi, perché dite poco, 200.000 euro, visto che poi noi questa cosa la facciamo a gratis, come si dice a Milano, per chi aderisce non è poco, perché io credo che sia una bella cosa. Quindi siamo lieti di vedervi tanto numerosi, che vuol dire che siete anche voi attenti ai lavori e agli impegni.